hanno un nome che mi si addice. La loro luce buca la notte, una luce fredda, densa, che non lascia spazio alla penombra. O ci sei o non ci sei. La luce è dei Neo. Sparano riff al calor nero e il loro leader, Jets Coleman, sembra un demone uscito dall'inferno per farsi una passeggiata tra gli umani in attesa di poterli torturare nel girone degli invasati. Siamo a Pescara. Portiamo a giro un nobile uomo accompagnato da una nobile donna che con grazia ed eleganza stacca dal collo del meraviglioso Richard le groupies, quando il marito fa ritorno nei camerini preceduto da un coro di cornamuse scozzesi, perché Richard senza groupies incollate non torna mai. Rientrano in palco, Nigel lancia il 4 e poi parte She Sells Sanctuary. Delirio, delirio allo stato puro, è successo davvero. Ian Asbury ha sbriciolato l'asta del microfono sulla testa rasata di un tatuato che era lì a proteggerlo. E adesso? Ci siamo. Firenze, Tenax, sono le 8. I Talk Talk si sono rifugiati nel camerino retropalco dopo aver fatto un frettoloso soundcheck. Ho visto Mark Hollis con i suoi inseparabili occhialini tondi modello sono cieco salire, fare miau al microfono e scendere tranquillo. Si chiama Fish e canta come se Peter Gabriel gli avesse lasciato in prestito la voce, il timbro, l'intonazione e persino le pause. Dov'è Londra? Non chiedetelo a Fish. Per lui l'Inghilterra comincia e finisce a Dover. Tutto il resto è Scotland, a parte quella strana terra deserta chiamata Wales. È un vero leader. Non gli servono gli slogan, ma le frasi, fatte di parole, di ritmo e di suono. Quello della Zulu Nation, la nazione che non ha confini. Ogni concerto finisce sempre con la stessa canzone, Unity. Perché uno passa la sua vita a organizzare concerti e poi decide che anche basta. Perché si è rotto di girare alberghi, di girare soldi, di girare la notte per città che vivono di giorno e di girare intorno al solito problema. Cosa farò da grande? Bye, Topper. Down the railway track.